thank you Possiamo cominciare questo nostro quarto incontro. E finora, nei tre precedenti, ci siamo occupati di alcuni poeti centrali, da Pascole a Campana a Ungaretti, e oggi comincia un trittico di poeti molto legati a Genova, anche Campana, come abbiamo illustrato, ha scritto. Pagine straordinarie su Genova per Genova. Ma oggi cominciamo. Vi dicevo questo trittico che ha per protagonista Eugenio Montale, proseguirà tra due settimane con un incontro dedicato a Camillo Sbarbaro. Che a Genova ha vissuto a lungo e che ha scritto sul, sul paesaggio sugli aspetti della città e il Trittico si concluderà il 5 di aprile con la conversazione su Giorgio Caproni. Caproni non genovese di nascita, ma genovese di formazione, autore di una serie di componimenti che raccontano Genova. Dunque abbiamo questi tre scrittori che sono in qualche modo un patrimonio della città. Eh, abbiamo la possibilità di far conoscere in tutta Italia, anche all'estero, tre voci legate alla nostra città. E credo che forse sarebbe bene che la nostra città se ne accorgesse un po' di più, perché in realtà non c'è, che so io, un qualche cosa che ai genovesi parla dei poeti genovesi. A Trieste, come forse ho già detto, è nato Saba e davanti alla libreria nella quale ha lavorato c'è una statua di Saba. A Trieste è nato anche Italo Svevo e davanti alla biblioteca comunale c'è una statua di Italo Svevo. E siccome a Trieste ha vissuto anche James Joyce, su un ponte c'è anche la statua di Joyce. Ecco, forse il rapporto con... I personaggi che rappresentano una città dovrebbe essere vivo, si dovrebbe fare qualcosa anche di tangibile, che so io un museo, non un museo di quelli che i futuristi volevano bruciare, ma di cose vive, perché è un patrimonio che noi abbiamo e che dobbiamo in qualche modo eh, conoscere, anche perché, come dicevo all'inizio di questi incontri, credo che sia importante conoscere la poesia, leggere la poesia, capire la poesia, parlare con le parole dei poeti, questo credo che sia importante. E allora noi a Genova abbiamo questo privilegio e quindi, ebbene, noi nel nostro piccolo facciamo queste cose e ne faremo altre. Il ciclo, i poeti del Novecento nasce da questo obiettivo di riportare la poesia alle persone perché la poesia significa riflettere, immaginare, pensare, emozionarsi. E di questo credo che ci sia bisogno sempre, ma forse in questi momenti in modo particolare. Cominciamo oggi il trittico con l'incontro su Eugenio Montale, questo poeta nato a Genova, sapete, in Corso Dogali c'è la sua casa, e da Genova peraltro è andato via abbastanza presto è andato via a Firenze, che era la capitale della cultura, quando aveva poco meno di 30 anni, e è andato via perché Genova era la città un po' sorda alla cultura. Lo stesso ragionamento lo farà qualche decennio più tardi Giorgio Caproni, che andrà a Roma e Giorgio Caproni, come Montale, avrà una fama, sarà un poeta riconosciuto. Sbarbaro invece è rimasto... In Liguria forse dei tre è il meno noto sul territorio nazionale. E allora anche questo vuol dire qualcosa, vuol dire che forse Genova anche nel passato non ha aiutato i suoi poeti. Ma questo è un discorso che si potrà riprendere, che forse verrà anche fuori adesso. Bene, a parlare di Eugenio Montale c'è uno dei suoi maggiori studiosi. Quando dico dei suoi maggiori studiosi sbaglio perché è studioso anche di Caproni, anche ovviamente di Sbarbaro, recentemente è uscito nei Meridiani il libro che raccoglie tutte le prose e le poesie di Sbarbaro e quindi questo studioso è Enrico Testa che è qui alla mia destra e ha scritto questo libro eh, Montale che io ho già raccomandato a qualcuno, no? perché di solito mi chiedono ma cosa posso leggere su, eh, non voglio fare la pubblicità a testa, però è un libro essenziale e soprattutto è un libro che presenta Montale senza etichette. Eh, in molte antologie scolastiche Montale è messo tra i poeti ermetici dimenticando il piccolo particolare che Montale comincia a scrivere nel 1916 e l'ermetismo nasce nel 1930, quindi quasi 14-15 anni dopo, quindi è una sciocchezza. Eh, certamente risentirà dell'ermetismo, non voglio portarti via argomenti, eh, quando scriverà le poesie eh, della seconda raccolta, delle occasioni, però non mettiamo etichette ai poeti eh, e neanche alle persone magari perché poi i poeti cambiano e quindi mettere un'etichetta che è valida all'inizio, poi probabilmente è un'etichetta sbagliata, sprecata in un'altra fase della sua attività poetica. Ecco, Enrico Testa, che è professore di storia della lingua italiana all'Università di Genova, si è occupato di autori dei quali vi ho detto e anche per autore... Di altri saggi che riguardano la sua disciplina, è autore anche di un'antologia uscita nel 2005, se non sbaglio. Eh, sulla Dopo la Lirica, che è una raccolta di poesie appunto sul Novecento. Nel Novecento c'era stata una corsa a fare delle antologie, e quindi Testa ha fatto questo dal titolo già Dopo la Lirica. Quindi, cosa ci sarà dopo la Lirica? Se vuole ce lo dice, o se no andiamo a leggere l'antologia autore di numerosi altri saggi, ripeto di linguistica, si è occupato delle traduzioni di Caproni e di Montale e insomma credo che sia la persona più adatta oggi a intrattenerci. Quindi eh, io adesso farò partire la registrazione della parte musicale che è stata registrata questa mattina, sapete che vigeva ancora fino ad oggi la disposizione di non poter fare eseguire un brano cantato eh, che ovviamente si esegue senza mascherina davanti al pubblico, questa disposizione eh, è caduta eh, e quindi dalla prossima volta la parte musicale sarà direttamente svolta in sala davanti al pubblico, anche perché la prossima volta ci sarà solo un pianista e quindi non si pone il problema del cantare a bocca aperta. Vi annuncio anche, e così finisco la mia parte introduttiva, che per l'incontro dedicato a eh, Giorgio Caproni del 5 di aprile, eh, oltre alla proiezione di un video dove la poesia famosa Litania viene musicata e recitata, ci sarà l'esibizione di una violinista. Eh, come sapete Caproni eh, suonava il violino. E quindi ho pensato di abbinare alla conversazione che verrà tenuta dal professor Verdino anche un'esibizione musicale di una violinista molto molto affermata. Quindi possiamo vedere adesso la registrazione del, dei mottetti, quindi questi, questa, questa versione di Harbison eseguita dalla voce di Sofia Ferrari, e dal pianoforte di Riccardo Pinna, gli stessi musicisti che hanno eseguito la trasfigurazione di Lebrando Pizzetti tratto dalla poesia omonima di Giuseppe Ungaretti. Mm. I Mottetti sono una parte delle occasioni, quindi chi volesse leggere li trova appunto all'interno di questa raccolta. Bene, cedo la parola a Enrico Testa, non ho detto che è anche poeta in proprio, autore di numerose raccolte, E quindi, ma il profilo biografico su di lui sarebbe molto, molto ampio e quindi... E mi trattengo dall'avviarlo e quindi gli do la parola e grazie di aver accolto l'invito a essere qui con noi. Grazie, uh, grazie a te, uh, grazie a voi che uh, siete qui, spero che mi sentiate uh, e che la cosa poi diciamo così. Importante. Allora, io ovviamente non posso e non ho neppure l'ambizione di fare in così, in così poco tempo un ritratto a tutto tondo di una figura come, come Montale. Eh, vi offrirò un semplice, un sbarbarianamente dei truccioli o delle quisquiglie su Montale ripercorrendo la storia della sua poesia. E qualche inevitabile notizia uh, biografica um, con un percorso che è sostanzialmente segnato da un cartello, si potrebbe dire indicatore, eh, che è quello del rapporto con il paesaggio di cui parlava prima il professor De Nicola rifacendosi <coughs> appunto alla Uh, serie di uh, poeti che con uh, la Liguria, uh, o per nascita o per elezione, hanno avuto a che fare. Uh, per cominciare um, vi leggo un documento <coughs> non particolarmente noto, um, se non ovviamente a, agli specialisti, che è una cartolina postale. Um, di cui non è, eh, presumibilmente del 1933 o del 1934 eh, che eh, Montale spedì a, a Piero Gadda Conti eh, ovviamente qualcuno incuriosito da questo cognome Gadda era anche qualcun altro Uh, sì, in effetti era anche qualcun altro, però sono due figure distinte, Carlo Emilio da una parte e Piero Gadda Conti dall'altra, però erano insomma il padre di eh, Piero oh, Gadda Conti era uh, cugino ehm, di Carlo Emilio Gadda. Comunque, a parte le faccende, e le diverse fortune letterarie dei due, e le loro mh, relazioni mh, familiari, eh, Piero Gadda Conti, che si interessò anche, anche egli di eh, letteratura, ehm, voleva pubblicare, voleva preparare in quegli anni, 33-34, un articolo su Montale e ehm, chiede a, a Montale eh, delle notizie una specie di autodescrizione sulla sua poesia. E Montale risponde così, e, i miei motivi sono semplici <coughs> e sono il paesaggio, qualche volta allucinato ma spesso naturalistico, il nostro paesaggio Ligure che è universalissimo, l'amore sotto forma di fantasmi che frequentano le varie poesie, provocano le solite intermittenze del cuore e l'evasione, la fuga dalla catena ferrea della necessità, il miracolo diciamo così laico. Cerca la maglia rotta, eccetera, mette tra parentesi. Talvolta i motivi possono fondersi, talora sono isolati. Nulla di più semplice, se può esservi qualche oscurità, certo non è voluta di proposito né amata da me. Non mi sento responsabile delle malefatte della nuova poesia e non le approvo. Se pecco, pecco senza volere, senza sapere. Ecco tutto, non mi riconosco in esegesi più complicate di questa ma certo si dovrebbe tenere anche conto dei miei difetti che io non posso giudicare. È molto, a me è una banalità dirla, è molto montagliana come dichiarazione anche con questa specie di colpire una volta il cerchio, una volta la botte, dire, non dire, eccetera. Però senza dubbio i tre punti che Montale isola in questa specie di sintetica autodescrizione possono farci da guida, cioè da un lato, appunto, il paesaggio nostro, paesaggio ligure allucinato e naturale, nello stesso tempo l'amore sotto forma di voci che frequentano le varie poesie e poi la maglia della necessità, le catene della necessità con eh, l'occorrenza di alcune figure che propongono L'evasione da questa prigione. Ecco, prigione, negatività del reale sono ben presenti già nella prima raccolta di Montale, <coughs> Negli Ossi di Seppia, che esce come sua prima edizione nel 1925 da Gobetti, e come seconda edizione da Ribet, un editore di Torino. Nel 1928, con, accresciuta con nuove poesie, sei nuove poesie e qualche piccola sottrazione. Eh, gli Ossi di Seppio ha un'architettura molto compatta, pur essendo il primo libro di Montale, cioè, non è una semplice diciamo così, cucitura di poesie casuale, come spesso avviene nel Novecento ma ha un'architettura proprio che simmetrica nelle sue parti, che non sto a descrivervi perché diventerai noioso e tecnico, eh, però è un dato significativo che si è costruito <coughs> proprio come una specie di fortezza no? testuale. Eh, perché è significativo? Perché questa mh, elaborazione, questo tipo di costruzione, si oppone al, al disfacimento, cioè al disfacimento che è affrontato sotto l'aspetto tematico da Montale. Cioè, da un lato ci sono la costruzione dei testi come se fossero degli oggetti, con simmetrie, corrispondenze, in maniera diciamo più antica rispetto alla poesia contemporanea a Montale di quegli anni. Eh, l'intero libro elaborato come qualcosa di molto solido, però cosa ospita questo libro nella sua solidità? Ospita il disfacimento, la negatività, il male di vivere, no? la foglia cartocciata, il rivo strozzato che gorgoglia. Insomma, una realtà che viene immediatamente messa in questione sin dai primi versi del libro in una maniera radicale che insomma pochi se non barbaro ricordato prima eh, ebbero mh, così la, la forza di eh, sancire la mh, singolarità e uno dei tratti fondamentali del libro è che questo senso del negativo con anche alcune considerazioni d'altronde lo sappiamo che Montale fece anche alcune importanti letture filosofiche, no? lo dichiarò lui stesso in alcune auto interviste, autocommenti, dichiarazioni. Eh, anche questo tono, a volte filosofico no? che eh, si incontra non diventa, però, mai un discorso, diciamo, teorico, ma si realizza sempre in dati, in oggetti. Di estrema, di estrema concretezza, no? che possono essere il falco alto elevato, oppure i calvi picchi, i, i, i tremuli scricchi, e insomma tante altre oggetti ben concreti. Ehm, non c'è <coughs> soltanto eh, il paesaggio ligure lettivamente considerato da Montale, cioè insomma. La riviera Monte Rosso, eh, il luogo delle eh, vacanze estive e eh, il luogo di incontro con quella che è la figura femminile che poi sarà anche se forse... Ritenuta meno importante di altre, soprattutto di Clizia, dai critici, però è la figura femminile che eh, ha la maggiore resistenza nel tempo, cioè l'incontro con Anna degli Uberti, chiamata Annetta, e che poi diventerà Capinera, insomma, e tanti altri nomignoli. Um, ecco Annetta, o oh, non direttamente perché Montale, come si dice, tace, eh, nella dichiarazione che vi ho detto prima dice che non vuole essere oscuro, può esservi qualche oscurità, non è voluta di proposito, però nella poesia a cui faccio cenno adesso, senza dubbio l'oscurità è voluta di proposito, almeno nell'identità, nel tacere l'identità della persona, della figura di cui sta parlando e nel tacere... Altro aspetto singolare eh, la identità del luogo in cui si svolge l'evento. Ecco, arrivo. La, uh, nella seconda edizione degli ossi di Seppia, tra le nuove poesie che entrano, ve ne è una intitolata Incontro. Incontro è la mh, raffigurazione proprio di un possibile miracolo. Eh, incontro è eh, ambientata. Uh, una uh, scena cittadina stavolta. Non siamo più appunto sulla costa, non siamo più sulle colline a dirupo sul mare, non siamo più di fronte al Mediterraneo <coughs> a cui è dedicata una serie di poesie, ma è uh, sostanzialmente una città attraversata da un torrente non particolarmente affascinante, eh, insomma è Genova e il torrente o fiume è il Bisagno, anche se eh, né il nome della città né quello del torrente vengono mai nominati e lo verremo a sapere soltanto tanti anni dopo in maniera esplicita per voce di Montale. Qui Montale eh, con... Eh, quella mescolanza di finzione affetto e perfidia tipica di alcuni poeti eh, rappresenta e l'ha sempre considerata come tale Annetta, la figura femminile di cui percepisce la presenza come già morta mentre Annetta per fortuna era ancora ben viva e si era trasferita appunto a Roma, se non sbaglio. Allora, mh, la poesia inizia: No, non mi abbandonare, mi sembra mia tristezza, eccetera. Narra di questa specie di camminata eh, lungo la riva del Bisagno, un'ambientazione appunto cittadina. Ci sono gli uomini che procedono come in incappati incappati di corteo con una citazione dantesca dall'inferno, dal girone degli ipocriti, qui già si raffigura questa umanità come un'umanità diciamo <coughs> di automi ipocriti, incappati che guardano soltanto insomma se stessi e che non volgono gli occhi né ai lati né tantomeno indietro, sono gli uomini che non si voltano. E mh, di fronte eh, su questo scenario, di fronte ad una... Osteria di fronte, c'è appunto una pianta, e mentre accarezza questa pianta c'è una riedizione dell'antico mito di Daphne, in cui sembra al soggetto della poesia di sentire queste fronde che gli si attorcigliano attorno alle mani come se fossero degli, dei capelli, come insomma vi fosse una uh, riemersione attraverso il vegetale di questa annetta finta reputata morte ehm, ecco eh, poi la poesia ovviamente questa è questione di un attimo poi svanisce tutto si ritorna nella eh, ordinarietà con l'invocazione insomma di eh, un eh, sostegno da questo fantasma per proseguire su questa carraia di rappresa mota che è appunto la, la vita. Eh, è una poesia che, sempre, a cui faccio accenno eh, per un, perché ha un valore anche sintetico, cioè è un continuo mutare di condizione. No? Pensate la pianta che sembra diventare persona e che poi svanisce, no? quindi una, le metamorfosi. Come succede un po' in un'altra poesia mh, del, de, entrata nella seconda edizione, famosissima, che è Arsenio, anche lì è tutto un mutare dal, dal mutare climatico al mutare della persona stessa. Eh, quindi mh, si potrebbe dire che gli ossi di seppia è su questo doppio sfondo, quello predominante, il paesaggio, insomma, della Riviera. Quello Minoritario, diciamo, però importantissimo, perché incontro è una delle poesie più importanti del libro, quindi anche cittadino, è un libro della mutabilità continua. È un libro in cui eh, guardate il verbo passare, il passante, eh, un, sono termini che ricorrono in al, con, altissima, con altissima frequenza. È il libro insomma di una persona mh, che si sente appunto costretto in una gabbia, in una situazione di prigionia e questa situazione di prigionia, di indecisione esistenziale è anche una situazione biografica. Eh, insomma, Montale in questi anni non sa che pesci prendere, non sa dove sbattere, insomma, per dare un senso e anche una professione molto banalmente alla propria esistenza. Nel 27 si eh, trasferì, quindi proprio l'anno prima della seconda edizione degli Ossi di Seppia, si trasferisce a Firenze e, eh, di cui, appunto, a cui faceva accenno prima mh, De Nicola, eh, cioè una città che dal punto di vista culturale era in quegli anni ben più importante di quanto fosse Genova e che poteva offrire per un. Giovane aspirante letterato delle possibilità ben maggiori di quanto offrisse Genova. E eh, in effetti, dopo un periodo di lavoro presso la casa editrice, Bemporad viene nominato direttore di, di un'istituzione culturale fiorentina molto importante, cioè il gabinetto VS. E in quegli anni Montal attraverso collaborazioni di vario tipo e anche alcune traduzioni via via, si conquista, e anche attraverso le conoscenze che fa nei famosi caffè letterari fiorentini, si eh, conquista una, progressivamente un'autorevolezza sempre eh, più rilevata nel mondo, nel mondo culturale. Uh, nello stesso anno della nomina direttore del gabinetto VSE c'è l'incontro con Drusilla Tanzi, o comunque c'è la solidificazione di quel rapporto con Drusilla Tanzi, di cui non vi spiego la situazione e lo stato civile anagrafico, che diventerà poi Mosca, che diventerà poi la dedicataria, soprattutto non solo ad esempio di ballata scritta in una clinica nel terzo libro di Montale e poi delle poesie, di tante poesie di Satura, il quarto libro di Montale, e di altre poesie. Però non c'è solo Mosca, senza entrare nel gossip, che è una, una, un filone con cui non sono particolarmente versato, oh, però oh, questo è un dato biografico che va necessariamente esplicitato, eh, non c'è solo Mosca, perché pochi anni dopo, quattro anni dopo, eh, il 15 luglio del 1933, una data che Montale scolpì eh, diciamo, nella propria memoria, Uh, entra uh, al gabinetto di Esse um, Irma Brandeis, um, iniziando da quel momento in avanti una relazione um, diciamo così, difficoltosa per tanti aspetti, che però durerà sino al 39 e di cui noi siamo diciamo, a, a conoscenza perché le lettere spedite eh, da Montale a Irma Brandeis sono poi state recuperate da una delle maggiori <coughs> filologhe studiose di Montale, da Rosanna Bettarini, e poi eh, pubblicate appunto alcuni, alcuni anni fa. Le lettere che eh, Montale ricevette da Irma invece venivano automaticamente distrutte. Da quel tangero, che era montale secondo il parere di un parente di Drusilla Tanzi. Eh, C'è una lettera mm, di eh, Irma mm, che racconta il primo incontro con eh, Montale, che è abbastanza simpatica. È una lettera che mm, Irma mm, scrisse al mm, danzato, uh, tiepido, forse troppo tiepido, Gino Bigongiari, in cui racconta le impressioni che ha ricevuto da questo primo incontro con il poeta. Dice, Montale è tutto italiano, Irma proviene dagli Stati Uniti, non l'ho detto prima, lo dico adesso, eh, ed era una studiosa di Dante, insomma tante cose. Montale è tutto italiano. È cosa commovente quasi senza pretese, ma in un modo o nell'altro già vecchio a 37 anni. La cosa è buffa. Il grande poeta non sa parlare. Mi dice umilmente delle cose stupide e mi piace adesso non perché somiglia tanto alla sua opera, ma perché non ci assomiglia affatto. Ecco, dove tra l'altro si dimostra una legge quasi generale, no? E in effetti poi Irma ne sarà proprio la prova vivente, che i poeti è meglio leggerli che conoscerli e che incontrarli, no? D'altronde, vista la delusione, anche se poi Irma dice mi piacque proprio perché era diverso dalle sue poesie. Ehm... Um, L'altro aspetto, un fatto biografico fondamentale, che non è solo biografico ma è un fatto storico perché ormai qui si entra in anni feroci, eh, che avviene a Firenze, <coughs> è la mm, rimozione eh, dal direttore del Vieux il primo dicembre del 1938, quando la storia con Irma ormai sta... Di lettera in lettera che varcano l'oceano atlantico, ormai si sta esaurendo. Viene rimosso dal, appunto da questo compito di direttore del gabinetto VSE perché privo di uno dei requisiti fondamentali, cioè l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Da quel momento inizia il periodo diciamo, più complicato, dal punto di vista, anche diciamo, del sostentamento di Montale che sarà costretto no, a tirare avanti, soprattutto attraverso traduzioni, eh, a volte ricorrendo anche all'aiuto di tanti. Eh, almeno di una grande e importante figura, che è Lucia Rodoccanacchi. Um, le lettere che scrive Montale in questo periodo sono particolarmente lamentose, sono proprio un continuo così, mugugno, tra il mugugno e il piagnisteo. Questo però non gli impedisce... Anche questo è un costume caratteristico di tanti poeti, di pubblicare l'anno dopo, nel 1939, il suo secondo libro da Einaudi, eh, Le Occasioni, eh, che poi viene riedito l'anno successivo in un'edizione accresciuta. Eh, ecco, c'è un salto: eh, così provo molto rozzamente a semplificare, c'è un salto tra gli ossi e le occasioni. Per l'amor di Dio, ci sono anche fortissimi elementi di continuità tra i, i due libri. La stessa annetta di incontro sarà poi la figura femminile che domina la um, casa dei doganieri, quindi, senza dubbio, e non potrebbe essere altrimenti. Ci sono dei fili fortissimi di eh, continuità. Però, ecco, nelle occasioni, <coughs> non c'è più semplicemente, capite, l'elogio delle storte sillabe, eh, solo questo, possiamo, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, no? insomma questa mh, eh, enfasi sul non, sul negativo, ma mh, una caratteristica del libro è eh, una sottolineatura sempre più forte eh, dell'idea e del valore eh, della, della poesia. Um, il gesto rimane, misura il vuoto, nessun del confine, il gesto ignoto che esprime se stesso e non altro passione di, di sempre in un sangue e in un cervello irripetuti. Uh, insomma, questi sono appunto uh, alcuni, alcuni, alcuni versi che dicono mh, quello che un critico montagliano, oh, ma non solo montagliano, anche autore di grandi libri su Leopardi, cioè Luigi Blasucci, ha, ha chiamato il nuovo sublime eh, di Montale. Eh, un eh, sublime che però ha una originalità molto significativa. Uh, cioè quello di non dimenticare gli oggetti della realtà. Uh, Montale è il primo poeta nostro che abbia saputo rivelare tutte le risorse di poesia che il mondo moderno racchiude. Uh, non, mh, e uh, il dono della poesia montaliana è il riscatto dal suo quotidiano oggettuale, considerato fino a quel momento, vabbè, scrive un po' difficile, Blasucci, poeticamente irredimibile. Insomma, quegli elementi, mh, quegli oggetti, quei fatti, eh, che fino a quel momento, secondo Blasucci, non avevano diritto mh, di entrare in poesia. Um, no, ovva, non è del tutto vero, però... Non voglio lanciarmi in una discussione con, tra me e me eh, su, per poi mettermi a discutere con un grande principe dell'italianistica. Eh, eh, ecco, mh, perché è però sublime? Perché senza dubbio il tono mh, delle poesie delle occasioni rispetto a quelle degli orsi di seppia Uh, si, si alza, diventa più, più forte, diventa più eloquente, diventa più deciso. Pensate, a una della sezione, delle occasioni, sono quelle brevi composizioni chiamate Mottetti, uh, di cui alcuni, quasi tutti, ma non tutti, dedicati appunto a Clizia. Uh, pensate a un mottetto che finisce con E l'inferno è certo, c'è. Cioè, Chiudere una poesia in questo modo vuol dire avere uno slancio, diciamo, alla memorabilità, alla definizione icastica che eh, forse eh, è una nuova conquista rispetto agli ossi di seppi. Ehm, le occasioni al libro poi di Clizia, ovviamente, è il momento in cui si costruisce questa mitologia. Di Irma Brandeis che diventa questo personaggio mitologico e angelicato per certi aspetti eh, e eh, a cui affida Montale diversi, diversi valori che sarebbe abbastanza complicato descrivere tutti e tutti adesso eh, c'è però una poesia molto, secondo me, uno dei emottetti eh, più belli ehm, che, mh, cui si vede in maniera abbastanza chiara mh, sia quanto diceva Blasucci prima, anche se secondo me Montale non è il primo che fa entrare in poesia gli oggetti della quotidianità, eh, mh, sia... Mh, un aspetto che forse le letture più consolidate di Clizia come figura angelicata, che poi andrà nella bufera, distaccandosi sempre più dal mondo, diventando una colei che difende i valori dello spirito, della cultura, di fronte alla barbarie dei tempi, Ecco, c'è una poesia che è un mottetto che rivela però un um, risvolto di Clizia molto più umano, fragile e quindi ci fa capire quanto questo personaggio sia ricco di sfaccettature. Uh, il mottetto in questione, che è famosissimo, è quello che inizia Ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose hai le penne lacerate dai cicloni ti desti a soprassalti mezzodì allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera sostina in cielo un sole freddoloso e le altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qui ecco vedete qui l'angelo è senza dubbio un angelo perché si parla mh, di penne lacerate, eh, che, di un lungo volo. Evidentemente, qui c'è una specie di mh, trasfigurazione di quello che poi era stato un banale no, volo transatlantico dagli Stati Uniti appunto all'Italia. Eh, le alte nebulose possono essere sia quelle che, insomma possono essere sia le alte quote attraversate da un aereo quanto qualcosa di empirio e remoto, eh, però la cosa singolare è questa, che l'angelo salvifico, la grande protettrice, adesso è debole. E colui che prima invocava la sua protezione, adesso è colui che invece la protegge. Uh, no, mh, è colui che prima aveva gli incubi e adesso colui che vede lei che si desta soprassalti come effetto evidentemente di uh, un viaggio che soprattutto in, ancora in quegli anni doveva essere particolarmente lungo uh, con un gioco continuo di uh, elementi in contraddizione fra di loro no? il sole è freddoloso Um, il Nespolo è mezzodì, però il Nespolo allunga l'ombra nera. La gente che passa, sono altre ombre, insomma, sono la stessa genia degli incappati da corteo di incontro con questo atteggiamento sempre molto distaccato se non aristocratico nei confronti di quelli che in un altro mottetto. Vengono da Montale chiamati automi, eh, nel vicolo non sanno che sei qui. C'è qui il poeta, colui che protegge, diciamo, colei che è il suo angelo, e che mh, si fa un vanto, insomma, eh, di questa protezione. Gli altri non sanno che tu sei, che tu sei qui. Insomma. Mm, Clizia è una figura estremamente mh, ricca di eh, aspetti, non è semplicemente come vedete, poi diventerà addirittura una specie di portatrice di un messaggio, mh, come si dice, cristofora, no? di un messaggio cristiano di redenzione, addirittura. Possibile, di, di occhio quasi severo, che, di specchio ustorio di fronte al quale uno sguardo di fronte al quale si corre il rischio di bruciarsi. Ecco, qui invece no, non brucia nessuno, qui insomma è una donna stanca eh, che è, eh, si sveglia soprassalto. Il che ci fa capire uno dei motivi della grandezza di Montale, cioè il fatto di rappresentare eh, un personaggio non in a inquadratura fissa, ma cambiando eh, continuamente prospettive e facendo trascolorare il suo carattere in toni, aspetti, atteggiamenti diversi l'uno dall'altro. Ecco, Montale. Poi con la, tocca la sua terza e ultima città dopo Genere a Firenze e nell'aprile del 48, finita la guerra, dopo aver diciamo, così, partecipato anche se per un periodo di tempo assai limitato al, alla. Partito d'azione, eccetera, eccetera, eh, si trasferisce a Milano nel nell'aprile del 48 e entra appunto a, a lavorare eh, nel Corriere della Sera, raggiungendo finalmente, dopo anni, come vi dicevo, estremamente difficili, una stabilità economica, senza dubbio, ma dedicandosi anche ad un'attività. <coughs> Impressionante per mole, cioè, insomma, la quantità di articoli di recensione che Montale pubblica da quegli anni in avanti è notevole. Se voi prendete i volumi del cosiddetto no, secondo mestiere, come eh, insomma, sono tanti gli articoli che eh, sono lì eh, radunati. Um, nel frattempo nel 1948 pubblica mh, il suo quaderno di traduzione seguendo diciamo, un costume, mh, insomma, o inaugurando forse comunque, è un costume consueto nei poeti del Novecento che eh, difficilmente hanno rinunciato al quaderno di traduzione, magari chiamandolo anche in altra uh, maniera, no, Lo ha fatto... Sereni eh, col musicante di Saint-Marie, lo ha fatto Capronio, voleva farlo Caproni con il quaderno di traduzione, l'ha fatto Fortini, l'ha fatto Luciano Erba, insomma mh, e chissà quanti altri eh, eh, mi sto, di cui mi sto dimenticando. <coughs> Nel... Uh, un anno dopo in, l'ingresso al Corriere della Sera, mh, Montale incontra un'altra figura femminile. Ovviamente, io vi nomino soltanto le, insomma, quelle che mi vengono in mente, detto banalmente. Uh, ho taciuto, ad esempio, di una figura femminile importante della sua giovinezza, cioè la sorella Marianna. Ho fatto riferimento ad Annette e a Clizia perché erano riferimenti obbligati però nel 14 gennaio del 49 entra in scena un'altra figura femminile che è Maria Luisa Spaziani, colei che poi verrà dopo Mosca, dopo Clizia, soprannominata Volpe. Eh, nel 56 esce il terzo libro, La bufera e altro, prima da Neri Pozza, l'editore Neri Pozza, e poi nel 57 da Mondadori e quindi insomma, Montale tocca diciamo, un altro grande, grande editore. Anche qui eh, la figura predominante è quella eh, di Clizia, mh, insomma, con quel profilo contrastante che nella buffera e altro diventa ancora più iridescente, più contrastante, diventa, non so, si assimila quasi. Secondo alcuni sapete, l'anguilla quindi assume anche forme sotterranee, come si dice, ctonie. Ehm, non è semplicemente luce, ma è anche ombra. Mm, insomma, una um, varietà uh, tonale mh, pressoché incontrollabile dai critici, perché a farne un elenco viene fuori tutto e il suo contrario nello stesso tempo. Eh, però non c'è soltanto Clizia, non c'è soltanto la Donna Angelo, eh, una grande novità, visto che io appunto la mia intenzione è semplicemente quella di offrirvi dei, così, dei truccioli, come vi dicevo. La eh, grande novità della Bufera e altro è eh, la cosiddetta vita di qua giù. Insomma, dopo essersi innalzato sulle alte nebulose, anche se nelle maniere che abbiamo visto, e che diventano ancora più alte anche dal punto di vista interpretativo nella bufera, in alcune poesie della bufera, ehm, quello che da un certo momento in poi nel terzo libro si avverte è l'affermarsi appunto della, della vita di qua giù. Cosa vuol dire la vita di quaggiù? La vita di quaggiù è un'espressione eh, che mh, usa Montale stesso in uh, un articolo uh, del, uh, intitolato Il mondo della noia, dove dice per l'uomo posto di fronte al nulla o all'eterno, non è. Pensabile che una sola possibilità tangibile, evidente infinitamente, che cara quanto più prossima a sfuggire, la vita di qua giù. Eh, la vita stessa che abbiamo visto, conosciuto e toccato con le mani fin dai primi anni dell'infanzia. Ecco, qui veramente il poeta no, del miracolo, quindi di qualcosa che deve irrompere, no, spezzare. La catena dell'esistenza, il poeta che attende la visita della donna Angelo, cioè insomma qualcosa che scende dall'alto, no? in qualche misura, ecco, qui diventa anche il poeta di qualcosa che invece sale dal basso, cioè a parlare in maniera molto, molto rozza. E uh, in effetti la ricerca del basso, cioè la ricerca insomma, di figure, dimensioni, mh, realtà uh, quasi notturne, l'elogio biologico della vita che ad esempio si celebra nell'anguilla, um, diventano, diventano elementi fondamentali. Um, tra coloro che salgono dal basso. Uh, interviene anche l'altro tema decisivo mh, della bufera, che è il tema dei morti. Uh, ci sono almeno quattro, mh, ma non sono solo quattro, in realtà poi sono di più, uh, poesie che sono dedicate a questo tema, tipo L'arca oppure a mia madre eh, e la vo voci, eh, voce giunta con eh, le eh, folaghe nell'arca guardate cosa si può leggere i miei morti, i miei cani eh, fidati le mie vecchie serve quanti da allora quando il salce era biondo e io ne stroncavo le anella con la fionda sono calati vivi nel trabocchetto. Ecco, proprio questa rievocazione dei miei morti, i miei cani fidati, le mie vecchie serve, che è un'espressione che oggi cadrebbe sotto la mannaia del politically correct, eh, sono calati, ecco, però guardate, la, cosa, la parola importante, la parola decisiva in questi versi è questa, vivi, sono calati vivi nel trabocchetto perché l'idea di Montale nel mondo della noia, nel mondo che ormai Montale riconosce come improntato ad un rigido e anonimo conformismo, la caratteristica di questi morti è di essere morti da vivi, insomma di non essere morti ancora prima di estinguersi eh, biologicamente. Um, il tema di, dei morti si lega, e qui ritorniamo all'inizio, ritorniamo proprio alle parole del biglietto a Piero Gadda Conti, al paesaggio, perché i morti di, eh, Della Bufera sono tutti direi inestricabilmente legati ad un paesaggio ben determinato, quel paesaggio ben determinato che poi a cui accenneremo leggendo Proda di Versigli. Dopo la bufera e altro, Montale sta in silenzio poetico per un bel po' di anni. Pubblica mh, raccolte di articoli, tipo auto da fe, fuori di casa, che sono frutti insomma, della sua corrispondenza come inviato del Corriere della Sera, appunto. Pubblica un'importante raccolta di strani racconti che è La farfalla di Dinar. Tornerà la poesia un bel po' di anni dopo con la pubblicazione di Satura. Siamo nel 1971, che è una data per tanti aspetti capitale nella svolta poetica del nostro paese. Ecco, è un libro completamente nuovo, o almeno radicalmente nuovo rispetto ai tre libri precedenti. Perché Montale qui inizia un'operazione, diciamo, di liquidazione di se stesso, mm, cioè incomincia a prendersi in giro. Eh, non fa più, insomma, il poeta, o almeno, fa il poeta che prende in giro il poeta che è stato, si ride, mm. elogia il cosiddetto mezzo parlare. Da, e, e poi, soprattutto, perché poi insomma, la lingua ha un'importanza decisiva, almeno in letteratura, eh, ovunque, eh, usa un linguaggio estremamente più basso rispetto a quello che ha usato nei libri precedenti, insomma, le occasioni erano piene di parole lettere. Accanto ad altri di altri registri, perché Montale è un poeta che attinge a più serbatoi linguistici. Invece, in Satura, che pur rimangono a volte parole lette oppure parole da lessico intellettuale, però a volte queste vengono usate quasi con, o con dispitto oppure con una certa caustica ironia. Uh, e invece sono numerosissime le parole quotidiane, le parole del linguaggio ordinario uh, e così eccetera. Um, ecco, qui la faccio breve, poi c'è dopo um, um, e, e poi scrive molto. Cioè, insomma, scrive di più negli ultimi anni della sua vita e pubblica poesie di più negli ultimi anni della sua vita che nella fase precedente, eh, perché la poesia coincide sempre di più con la specie di annotazione diaristica. E in effetti, dopo Satura esce un libro, Il diario del 71 e del 72, che porta proprio nel titolo Diario l'appartenenza ad un determinato genere. E poi nel 77 il quaderno di quattro anni, vedete, diario, quaderno, insomma, sono titoli anche che dicono molto di una specie di eh, sempre più pronunciato understatement, no? e di una sempre più um, quasi voluta, esibita talmente esibita, a volte da non essere neanche credibile, svalutazione della poesia e della propria poesia. E ci sono poi ancora altri versi, che è una raccolta che però venne poi organizzata nel, 1880, nel 1980 dai curatori dell'opera in versi, eh, cioè da Gianfranco Contini e da Rosanna Bettarini. In questi libri sono tutti unificati sostanzialmente da due motivi, quello dell'arte povera, insomma, quello dell'irrisione anche, anche della stessa clizia che viene ridotta semplicemente ad una specie di francobollo ingiallito dalla memoria, privo ormai di alcun valore. E eh, quindi è un'arte povera, fa l'elogio dell'arte povera, sapete l'arte insomma con cui, a cui non, non si ricorre a stucchi, a, a razzi, arabeschi, eh, ma proprio come i, i, i disegni, i dipinti, chiamateli come volete, che faceva montare no, le fondi di caffè, i gessetti, insomma, tracce di matita, cose di questo tipo. E l'altro aspetto è che è il diario della vecchiaia, senza dubbio. La postazione che Montale sceglie adesso è proprio, d'altronde, questa è una inelluttabilità biografica, no? Gli Ossi di Sepi erano tutto sommato insomma, il libro di un giovane, eh, gli ultimi libri sono proprio un diario del vecchio che guarda i condomini, che sentono la televisione, che vede, eh, pensate, i porcospini a cui si, che si abbevrano ad un filo di pietà, no? di la famosa notizia della miata, diventano adesso i porcospini che vengono a mangiare il, la pasta al ragù lasciata dalla fedele governante Gina Tiossi fuori dal balcone. Cioè, là avevano una figura simbolica, qui sono animaletti che si sentono fraterni, ma che non hanno più quella figura che incarnavano pietà e resistenza come era invece nelle raccolte del passato insomma Montale qui ritorna veramente e ritorna indietro l'altro tema cioè è ricchissima all'ultima stagione montaliana di figure della propria infanzia della propria giovinezza no? che so c'è cioè, Schiappino il figlio del manente di Monterosso c'è cioè sempre Annetta, luce in tenebra è questo che parlavo della sua fedeltà ad Annetta Um, ci sono i luoghi di, di Monterosso, c'è la serva barbuta uh, a cui è dedicato anche un racconto nella farfalla di Dinar, uh, c'è il carruba um, di corso dogali che suona all'organino, insieme al cieco che vendeva i biglietti. Dellotto, insomma, è come se ci fosse una specie di spirale che porta verso il proprio passato, le sue figure e, eh, e, e verso insomma il buio, ma un buio che non è negativo, un buio che non è cecità, eh, è un buio che per certi aspetti diventa, diciamo. Eh, più confortevole e più accogliente di quella che per il montale critico dei propri tempi è la luce eh, accecante e falsa, a parer suo, della modernità. Um, ecco, um, ancora quanti, dieci minuti? Ecco, questi dieci eh, minuti... Um, Vabbè, eh, li occupo sperando di non avvilirvi del tutto con eh, la lettura eh, di una poesia che proviene dalla Bufera che è Proda di Versiglia, eh, e poi se ce la faccio anche di un'altra più tarda: eh, è un po' lunga Proda di Versiglia no? i miei morti. Che prego perché preghino per me, per i miei vivi, come io invoco per essi, non resurrezione, ma il compiersi di quella vita che ebbero, inesplicata e inesplicabile. Oggi, più di rado, discendono dagli orizzonti aperti quando una mischia d'acqua e cielo schiude finestra ai raggi della sera. Sempre più raro, astore celestiale, un cutter bianco a lato li posa sull'arena. Broli di zigne tinte ad artificio, nonne dal duro soggolo le annaffiano chiuse lo sguardo a chi di fuori via non ceda alle impietose loro mani il suo male cortili di sterpaglie incanutite dove se entra un gatto color frate gli vietano i rifiuti voci rose, macerie piatte altane su case basse lungo un ondulato declinare di dune ombrelle aperte al sole grigio, sabbia che non nutre gli alberi sacri alla mia infanzia, il pino selvatico, il fico e l'eucalipto. A quell'ombra i primi anni erano folti, gravi di miele, pursi abbandonati. A quel rezzo, anche se disteso sotto due brandelli di crespo punteggiati di zanzare, dormivo nella stanza d'angalo, accanto alla cucina, ancora nottetempo, nel cuore di una siesta di cicale. Abbagliante nel mio sonno, travedevo oltre il muro al lavandino, Care ombre, massaggiare le murene per respingerne in coda, e poi reciderle le spine. A quel perenne alto stormire, altri perduti con rastrelli e forbici, lasciavo nel vivaio dei fusti nani per i sempreverdi bruciati e le cabane avide d'acqua. Anni di scogli. E di orizzonti stretti a custodire vite ancora umane, e gesti conoscibili, respiro, anelito finale di sommersi simili all'uomo, o a lui vicini pure nel nome: il pesce prete, il pesce rondine, lastice e lupo nella massa, che dimentica le pinze quando Alice gli si avvicina è il volo da trapezio dei topi familiari da una palma all'altra, tempo che fu misurabile fino a che non saperse, questo mare infinito di Creta e di Mondiglia. Ecco, quando vi parlavo di una pronuncia sublime, insomma, che tende verso l'alto di Montale dei, del secondo e del terzo libro, la proda di Versiglia sta dentro la bufera, Ecco qui lo si può verificare credo abbastanza bene, anche se non è l'unica componente né linguistica né culturale del libro. Perché non so, ad esempio, broli non è una parola comune, no? Broli di zinnie tinte ad artificio. Broli è una parola estremamente colta, per giardino, insomma. Addirittura Montale Mh, parla uh, qui uh, ad un certo punto di uh, mh, le sterpaglie incanutite, no? le sterpaglie che diventano appunto un color bianco. A uh, un certo punto ci sono ombrelle, invece, che quelli che poi sarebbero, insomma, semplicemente dei banalissimi uh, ombrelloni. E poi una poesia ricchissima di riferimenti, come si dice, intertestuali, cioè Montale qui pesca mh, alla grande eh, da due eh, grandi eh, poeti della nostra tradizione: Dante, ovviamente, che è una delle sue riserve di caccia privilegiate, e anche Leopardi. Eh, non sto a dire insomma quali sono i eh, prelievi eh, più rilevanti ma mh, insomma sono estremamente estremamente ricchi e provengono in particolar modo dal purgatorio per dante dal canto secondo e dal canto ottavo e, eh, e poi ehm, per uh, uh, Leopardi dalle, dalle ricordanze. Ma il tema di, questo, um, di questa poesia, qual è? Il tema di questa poesia, al di là insomma, della difficoltà di alcune parole, molto banalmente, il tema della poesia è la contrapposizione di due luoghi no? e di due tempi. Il, il luogo uh, è quello, da un lato, un luogo negativo, che è questa... Versiglia. Versiglia vista come una in questo caso, no, come un luogo, diciamo, quasi, quasi infernale. Eh, le nonne, che di solito rappresentano qualcosa di di affettuoso, di positivo, sono dal duro soggolo, anche questa parola ben strana, cioè insomma il collettino, sapete, di certi ordini religiosi femminili, quello che ti stringe appunto alla eh, gola. Ecco, queste nonne eh, innaffiano delle zinnie, i fiori, che però sono tinte ad artificio, che sono così, hanno assunto quel colore, insomma, non naturalmente. Eh, hanno lo sguardo chiuso a chi arriva di fuori via, a chi arriva da fuori, e, e non cedono, diciamo, mh, sono impietosi. Eh, se eh, entra un gatto, eh, gli eh, rifiutano eh, delle voci rose: gli rifiutano appunto anche gli avanzi. Eh, il sole è grigio. La sabbia non nutre gli alberi eh, sacri alla mia infanzia, il pino, il selvatico, il fico e l'eucalipto. Qui si passa ad un altro paesaggio, il paesaggio è quello insomma, della Liguria, è quello di Monte Rosso che invece costituisce il polo positivo. C'è un mondo, ad una realtà che è quella del grigio, che è questo mare, alla fine dice, questo mare infinito di Creta e di Mondiglia. Ecco, la mondiglia sono gli scarti, sapete, sono appunto gli scarti, ad esempio, di un lavoro di ristrutturazione edilizia, però è anche questo un termine di, eh, derivazione, di derivazione dantesca. E mh, a questo mondo di scarti, di creta, di mondiglia, eh, Montale con la nostalgia, perché non può essere altra che nostalgia contrappone i cosiddetti primi anni cioè gli anni della sua infanzia della sua giovinezza a Monte um, ricordando appunto eh, c'è questa parola eh, questa espressione che è un'espressione un fondamentale le care ombre vedevo al lavandino care ombre massaggiarne le murene per respingerne in coda e poi recidere le spine quindi vedete c'è contemporaneamente Dante, c'è Leopardi c'è il Soggolo c'è Broli parole appunto di alto livello di alto bordo che hanno bisogno del vocabolario per essere comprese però c'è anche una scena domestica cioè delle donne che stanno a Lavandino a respingere in coda le spine eh, delle, delle murene e poi ci sono i rastrelli, le forbici, i sempreverdi, le cavane avide d'acqua, cavane è un termine dialettale, insomma, quei canaletti che servivano per l'irrigazione dei campi. Ehm, quindi due mondi, due tempi in contrapposizione fra di loro, una serie di immagini così per certi versi indimenticate, eh, il gusto della la parola precisa, no? pensate al pesce prete, il pesce rondine, l'astice eh, e poi questa immagine, il volo da trapezio dei topi familiari, i topi familiari, perché qui c'è ancora, non, è, non sono come ehm, ehm, le voci rose no? che stanno... Nell'altro paesaggio, qui i topi sono familiari da una palma all'altra, un tempo che fu misurabile, un tempo che aveva ancora una sua umanità, una sua misura, qui ovviamente si potrebbe accusare Montale di essere così nostalgico, eccetera, eccetera, con tutte quelle cose che vennero dette, eccetera, reazionario, la pesca, eh, però, questo tempo che Montale vede come misurabile lo contrappone al tempo presente, che invece è un tempo di creta, di mondiglia, e mondiglia, appunto, è anche un termine dantesco che sta a indicare una componente dei metalli, delle monete, che li tramuta in monete false, è un riferimento preciso, anche qui, alla Cometa però tutto viene espresso con uno stile estremamente eloquente, cioè insomma, una lettura più attenta eh, ci farebbe appunto capire quanto eh, il sublime eh, sia pure con queste macchie dialettali, con queste situazioni familiari agisca qui nel profondo. L'ultimo uh, riferimento, tanto per farvi intendere questo cambio, mh, per così dire, mh, di eh, tono, mh, che ho, mh, non del tutto, mh, diciamo, sottoscrivibile, secondo i critici, è questa è una poesia tratta dal diario del 71 e del 72, e quindi eh, qui siamo in un libro uscito nel 1973. La poesia che vi ho letto prima, al di là, insomma, stava in un libro uscito nel 56-57, quindi sono passati, insomma, un bel po' di anni. È intitolata La mia musa e dice La mia musa è lontana, si direbbe il pensiero dei più che mai sia esistita. Seppure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio alzata a malapena su una scacchiera di viti, sventola come può. Ha resistito a monsune, restando ritta, solo un po' ingobbita. Se il vento cala, sa agitarsi ancora, quasi a dirmi, cammina, non temere, finché potrò vederti, ti darò la vita. La mia musa ha lasciato da tempo un ripostiglio di sartoria teatrale, ed era d'alto bordo che di lei si vestiva, un giorno fu riempita di me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica e con quella dirige un suo quartetto di cannucce. È la sola musica che sopporta. Ecco, qui, se più o meno, se ci fate caso, anche se ovviamente a leggere le poesie non è come, ehm, a sentirle non è come leggere di parole, insomma, difficili, non se ne incontrano, cioè sono per lo più parole abbastanza standard, cioè spaventacchio che è un'espressione toscana ma insomma ci si arriva, è uno spaventapasse um, ecco qui parla della propria musa e dice che ormai è lontana, insomma quella stagione quei miti, quelle figure di cui vi parlavo prima vengono ormai proprio dichiarati come lontane uh, si direbbe che non sia neppure neppure mai esistita è il pensiero dei più, dice tra parentesi e se ve ne fu una, adesso indossa i panni dello Spaventapasseri in mezzo ad un vigneto. Sventola come può. Ha resistito a monsoni, a venti appunto tropicali, a venti forti, restando ritta. E se il vento cala, sa agitarsi ancora. Che però è, è qui la cosa importante. Perché questa musa ingobbita, vestita di stracci, eh, dice ancora: cammina, non temere. Finché potrò vederti, ti darò vita. Insomma, quello che Montale, eh, abbiamo detto, irride di sé, della propria poesia, della poesia in generale. È vero solo sino ad un certo punto. Perché questa musa, sia pure così umile, gli dice ancora: cammina, non temere. Un po' quanto. Uh, aveva chiesto che gli dicesse annetta uh, in incontro ai tempi di uh, Ossi di Seppi. La mia musa ha lasciato da tempo un ripostiglio di sartoria teatrale, e qui c'è la sartoria teatrale, quindi anche il mondo insomma, della finzione, ed era d'alto bordo chi di lei si vestiva, e qui è riferimento a Clitia, cioè era una figura di alto bordo chi si vestiva di lei, cioè insomma, le poesie, che la musa mi ispirava per Eclipse. Un giorno fu riempita di me, insomma, delle mie annotazioni diaristiche, ora ancora una manica, cioè è anche, diciamo, ormai ridotta ad una manica sola, e con quella non è che diriga una grande orchestra, ma dirige un quartetto di cannucce. Ed è la sola musica a che sopporta. Eh, insomma, un quartetto mh, così mh, che potrebbe essere, dice Montale, eh, in un articolo, no? Che potrebbe essere quelle sorgenti meccaniche del suono: bottiglie bidoni con genia percussione. Eh, oppure vestiti di ritagli di giornale eh, che si gonfiano a volte e più volte si afflosciano e eh, traggono da questo una musica. Quindi non una musica d'angelo, ma appunto la sola musica che sopporto è questa musica di cannucce, eh, di piccoli eh, strumenti eh, a fiato che vengono interpretati più dal vento del destino che dall'io o del poeta, o almeno questo è quello che Montale voleva farci credere. Direi che potrei chiudere qui, grazie. Io ringrazio il professor Testa perché è riuscito in poco tempo a riassumere e a esporre un poeta così complicato come Eugenio Montale. Ha eh, sistematicamente eh, ripercorso i suoi, le sue raccolte più importanti di libri, anzi direi le sue raccolte di poesia. Con delle osservazioni eh, mi è piaciuto molto l'equilibrio, cioè se si parla di un poeta forse a volte si è tentati di doverlo celebrare a tutti i costi e come in tutti gli artisti eh, in Montale ci sono stati dei momenti molto alti e dei momenti in cui verso la fine Montale scriveva un po' per abitudine diaristica essenzialmente e questo indubbiamente è un modo... Molto, molto corretto di avvicinarsi a uno scrittore. Naturalmente, vista la nostra dimensione dantesca, non ho potuto che apprezzare i riferimenti danteschi che sono frequenti, ovviamente in Dante, a cominciare naturalmente dal titolo della terza raccolta che riecheggia la bufera infernal che mai non resta, no? il quinto canto di, di, di Paolo Francesca, naturalmente, dei lussuriosi. E poi altri riferimenti, ad esempio questo Mondiglia che hai citato, è un bellissimo passo della commedia nel canto dei falsari di denaro. Eh, Dante parla di questo Mastro Adamo che viene addirittura dalla Scozia, che era un falsario bravissimo. E nel fiorino, che doveva contare 24 carati d'oro, metteva tre carati di mondiglia e quindi di. Mh, materiale di poco conto, però a un certo punto viene scoperto e finisce sul rogo. Eh, non so oggi se i falsari finiscono sul rogo, ho il sospetto di no, eh? forse è cambiato qualcosa, ma Dante era molto severo con chi aveva un uso eh, malevolo del denaro. Bene, io ringrazio ancora il professor Testa e credo che a questo punto poi sia bene tornare a leggere. Montale, soprattutto dall'angolazione che ci è stata fornita. Vi do appuntamento a martedì 29 marzo quando l'argomento sarà la poesia di Camillo Sbarbaro che credo si leghi benissimo alla poesia di Montale per le cose che abbiamo ascoltato. Grazie ancora al professor Testa, grazie a tutti voi e arrivederci tra due settimane.